Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, questa bellissima chiesa consacrata il 1° luglio del 2004, è intitolata a San Pio da Pietrelcina qui in San Giovanni Rotondo. Oggi qui per raccontarvi quanto accaduto ad un figlio spirituale di Padre Pio, il dottor Piero Melillo. Racconta che un giorno sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie si trovò coinvolto in una discussione insieme ad altre persone proprio sull'operato di un ecclesiastico. Questo venne riferito a Padre Pio, gli vennero però anche attribuite forse anche delle responsabilità e colpe che in realtà lui non aveva, ma venne tutto riferito a Padre Pio. Dopo la confessione delle donne, mentre Padre Pio si ritirava nella sua stanza, quindi stava attraversando il corridoio dove di solito si posizionavano tutti gli uomini per affidargli anche una lettera oppure per baciargli la mano, vedendo il dottore che era tra questi, in modo severo lo redarguisce davanti a tutti e lo manda via. Beh, probabilmente possiamo leggere così questa situazione, così come anche il dottor Melillo lo ha confermato. Padre Pio era geloso, come sempre, dell'onore della Chiesa e voleva ribadire a quel suo figlio spirituale, così come a tutti i figli spirituali, che pretendeva molta prudenza sull'argomento e soprattutto il massimo rispetto per la Chiesa e per le istituzioni della Chiesa. Beh, cosa successe al malcapitato? A questo punto era più abituato, possiamo dire, e lo ha confermato anche lui, alle coccole che alle scudisciate, e lui ci rimase molto male. Tant'è vero che decise di ripartire immediatamente per Milano e non fare più ritorno qui a San Giovanni Rotondo. Era talmente amareggiato stava troppo male. Cosa successe? Venne avvisato il cappellano dell'ospedale, che era un suo caro amico. A quel punto, sapendo che il dottor Melillo doveva rientrare immediatamente per Milano, lo cercò, lo rintracciò e lo riportò a sera in cella da Padre Pio, ecco, quasi per riportare questo figlio che aveva sbagliato per un incontro pacificatore con il suo padre spirituale. Nel momento in cui arrivarono alla cella numero uno, Padre Pio, come lo vede, gli dice: "E tu cosa credevi di fare? Io ti ho aspettato alle 12:30, cioè che è l'orario del refettorio, quando si va a pranzo per i frati. Ti ho aspettato alle 14:30, cioè l'orario in cui Padre Pio va a confessare gli uomini. Poi ti ho aspettato prima e dopo la funzione pomeridiana. E in tutte queste occasioni tu non c'eri. Addirittura ti ho aspettato anche prima di rientrare in stanza e tu non c'eri. E cosa volevi fare?" Il dottor Melillo gli rispose: padre, ero intenzionato a ripartire per Milano." E poi Padre Pio di nuovo incalzò: "E cosa credevi, che non sarei stato capace di venirti a riprendere anche a metà strada?" E poi ci fu un abbraccio tra i due che, insomma, andò a far sbollire tutta la rabbia che aveva questo figlio spirituale, ecco, quasi per dire la grande dolcezza di questo santo straordinario che voleva far capire qualcosa di importante e di rispetto verso la Chiesa ai suoi figli spirituali, e allo stesso tempo poi li addolciva. Lo ha fatto anche il giorno dopo, perché quando lo ha rivisto, Padre Pio ha offerto al dottor Melillo un mazzolino di violette.